In questo quinto video andiamo ad applicare l'approccio delle Ghost Note ad una nota reale messo su delle triadi maggiori. Queste triadi maggiori ne ho prese quattro che ricordano molto una canzone famosa del Level 42 che mi piaceva molto e secondo me ci stanno bene sopra anche come studio. Le vedi qua comunque nella partitura che ti trovi. L'approccio è in levare, quindi noi abbiamo sempre, come avrai già capito dagli altri video precedenti, un approccio in levare con la Ghost Note che cade sul battere nota reale, che è questo video, se no quello poi seguente che sarà Ghost Note fatta in battere e nota reale sul levare. Qua come diteggiatura, quindi noi il primo accordo è un La maggiore. Io ti consiglio sempre di andarci con questa diteggiatura, dito 2 sul La, poi La maggiore è costituito da La, Do diesis e Mi. La col medio, Do diesis con l'indice e Mi col mignolo. E poi abbiamo ancora l'ottava superiore che la prendiamo sempre col mignolo, quindi il La, tasto 7 della corda di Re. Poi ci spostiamo sul Sol, Sol, Si, Re, Sol, quindi vedi che la diteggiatura è la stessa, quindi io mi sposto a blocco, prendo prima un accordo, poi mi sposto a blocco, parto col 2, attenzione sempre alla partenza, col dito giusto perché tu predisponi già la mano per quello che poi andrai a suonare e sarà più semplice. Sol, Si, Re, Sol, poi devo spostarmi sul Re maggiore, vado col dito 2, cambiamo corda, sul Re, qua le note sono Re, Fa diesis, La e Re, te lo faccio con 2 e poi andiamo sul Mi. Sul Mi stessa cosa, quindi ci spostiamo con il dito 2, facciamo Mi, Sol diesis, Si e Mi acuto. E poi ripartiamo. Anche qua segnati le velocità sotto che fai per vedere i tuoi miglioramenti e poi utilizza le batterie. Te ne ho messe sempre di due tipi, una più facile e una più difficile. Quindi noi abbiamo la nostra batteria. E dobbiamo approcciare in levare. Adesso farò quella con 2. Re. E poi riparto. Ok? Cerca quindi di lavorare a blocchi. In questo modo qua ti abitui anche all'arpeggio maggiore. E parti chiaramente da velocità più lente e poi portalo su pian pianino e cerca di interiorizzare sempre questi sedicesimi che scorrono, che sicuramente aumenteranno la tua precisione. Grazie e buon lavoro, al prossimo.